Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Il Collezionista, io sono Andrea e oggi vi porto un nuovo video. Eh sì ragazzi, è passato un anno dopo l'ultima volta che mi avete visto. Come avrete notato, in quest'ultimo anno ho caricato davvero pochissimi video. Il motivo l'avevo già teaserato l'anno scorso, praticamente io quest'anno sono diventato papà e quindi è cambiata completamente la mia vita, come penso sia anche una cosa normale, il tempo a disposizione è sempre di meno e quindi vi dovete immaginare che ogni volta o ogni giorno vado a lavorare, torno a casa, mi devo occupare della mia famiglia, di mie figlie, devo giocare anche un po' con lei, devo passare un po' del tempo e poi cerco anche di fare un qualcosa anche per me. Quindi questo sa significare che girare video anche nel fine settimana, durante la settimana è completamente improponibile, ma nel fine settimana, quando magari ho un po' di tempo, dovete mettere in conto che comunque anche io voglio fare delle cose e non sempre posso scegliere se fare una o l'altra cosa proprio per questione di tempo. Poi, come avevo anche già spiegato l'anno scorso, per quanto sicuramente mi manchi fare le recensioni, non lo nego, ormai diciamo che esistono così tanti youtuber e soprattutto viene data molta più importanza a chi praticamente carica una recensione per primo, che diciamo darmi adesso tutto questo sbattimento che non ho, come detto, soprattutto non ho il tempo per poter ogni volta caricare una recensione, essendo che ormai. Dopo, tra l'altro, vi racconterò una cosa che ho notato ieri per la prima volta. Se questo è l'andamento, veramente diciamo che gli youtuber italiani che vogliono fare recensioni sulle donne lo possono chiaramente sempre fare, però devono mettere in conto che al 99% dei casi non avranno mai un grandissimo successo, proprio perché ci sono altri youtuber che investono molto di più. È davvero una cosa incredibile se penso che adesso sono da più di 7 anni nella community del collezionismo in scala 1-6. La community è cresciuta davvero così tanto che si può dire che almeno 3-4 youtuber all'anno escono sempre fuori. Se alcuni rimangono magari molto di nicchia, altri, sfruttando alcuni fattori fondamentali come il vivere direttamente in Asia o comprare qualsiasi doll esce, aiuta sicuramente tanto a far crescere il canale. E se penso che io ero uno dei primi in Europa a fare questa cosa, e lo stesso già all'epoca esistevano quei 2-3 youtuber che potevano recensire le cose prima, e infatti quelli sono stati anche quelli che sono cresciuti. Non mi lamento adesso per il mio canale, perché comunque io il tutto l'ho fatto sempre solo per una questione di passione e perché mi piace farlo. Ho avuto la possibilità comunque di conoscere tanti collezionisti, di creare il mio gruppo Facebook, molti mi conoscono, quindi questa cosa comunque mi fa molto piacere, perché come ho detto ho conosciuto tantissimi altri collezionisti, tantissima brava gente con cui ho contatto tutt'oggi. Quindi sono più che soddisfatto di quello che ho raggiunto. Tra l'altro il canale ha superato lo stesso anche 1000 abbonati, anche se, come detto, nell'ultimo anno ho fatto poco e niente. Quello che ho potuto caricare l'ho caricato, per il resto veramente mi dispiace tanto, però sapete il motivo. Cosa vi posso dire per l'anno prossimo? Non molto, perché in fin dei conti la vita continua, mia figlia non è che adesso si trasferirà, quindi è un grandissimo punto interrogativo. Non saprei veramente che dirvi se l'anno prossimo potrò caricare più cose o di meno. Magari mi invento qualcosa di nuovo, ci avevo già pensato quest'anno, magari fare video più brevi senza mostrare tantissimo, però al momento, come detto, è molto difficile. Tra l'altro pure il video di oggi è un video un po' diverso rispetto agli altri che ho fatto della doll dell'anno. Oggi sì, farò la solita classifica dando l'Oscar alla miglior doll per categoria, come faccio ogni anno, però alla fine di questa premiazione vi farò comunque vedere la mia collezione, perché io adesso magari non carico video, però non è che ho smesso di collezionare, tutt'altro. Per chi almeno mi segue anche nel gruppo Facebook One Six Care Italy, vi lascio il link in descrizione, sa benissimamente che io comunque compro e pubblico anche, perché una cosa è comprare, fare degli scatti e pubblicarlo, un altro invece girare un video, montarlo, tagliarlo, questo, quello, c'è molto molto più lavoro da fare. Quindi, come detto, non è che ho smesso di collezionare, solo che ho dovuto razionare il mio tempo in un altro modo.
Detto questo, come detto, dopo comunque vi farò vedere la mia collezione, quindi ci sarà un taglio e poi faremo un giro praticamente per la mia camera. Però direi subito di partire con la classifica delle doll dell'anno. Vi dico già adesso che quest'anno non vi potrò far vedere quasi niente, perché le doll che ho scelto o ancora non ce l'ho o non ce l'ho proprio e non ho intenzione di acquistarle. Quindi tra l'altro mi sono pure dimenticato adesso di prendere l'Oscar della vetrina, scusatemi un secondo, tanto per mostrarlo l'Oscar come al solito. Ok, direi di partire direttamente a bomba. Devo dire, di nomi in alcune categorie ne ho scritto davvero tanti, in altre di meno, soprattutto una categoria quest'anno è rimasta abbastanza a bocca asciutta, almeno io non ho trovato tantissimi nomi e quelli che ho trovato non mi hanno fatto impazzire, quindi magari la lascio per ultima, vediamo. Per la prima categoria che scelgo parto con le serie TV. In questo caso i nominati sono pure un bel po', sono uscito un bel po' di doll, io ne ho recuperate pure un paio, soprattutto di un franchise in particolare, il Trono di Spade. E nella categoria ci sono infatti 3-0 Arya della 8ª stagione, Tormund 7ª stagione, Jaime 7ª stagione, poi abbiamo Soso Toys Butcher tratto dalla serie The Boys, il re Ezekiel da The Walking Dead, Morgan sempre da The Walking Dead, 3-0 Demogorgone e 3-0 Power Rangers. Qui devo aggiungere che tra l'altro ci sarebbe anche 3-0 Sansa che non ho inserito, sia Sansa che il Demogorgone sono doll già state rilasciate, purtroppo 3-0 ha una politica di marketing davvero stranissima a dispetto di altre aziende che prima fanno uscire tutte le foto finali e poi rilasciano il prodotto, oppure in contemporanea. 3-0 invece nella maggior parte dei casi fa uscire le doll, quasi nessuno lo viene a sapere, a meno che non va a guardare su YouTube o qualcuno pubblica già qualcosa. E infatti, come detto, il Demogorgone e Sansa sono stati già rilasciati, infatti li trovate su YouTube. Se andate a cercare le recensioni già ci sono. Da parte mia, devo dire, in questo caso pure è stato abbastanza difficile perché ci sono molte doll che comunque a livello qualitativo sono molto simili per quel che riguarda la qualità, la qualità in generale proprio del prodotto, quindi scegliere in questo caso pure un personaggio ho fatto molta fatica. Alla fine comunque ho voluto scegliere, senza togliere veramente niente agli altri citati, soprattutto al set dei Power Rangers, se non mi sbaglio sono tratti dalla serie TV degli anni 90, tra l'altro costano pure pochissimo, davvero per gli appassionati delle belle doll e soprattutto a un prezzo molto contenuto, se non mi sbaglio a Power Rangers costano, se non mi sbaglio, sui 120-130 euro, che veramente pochissimo, dove su licenza parliamo, e il pack generale, se non mi sbaglio, stava più sui 500-600, una cosa del genere, sono 6 doll, se non mi sbaglio 500, una cosa del genere. Comunque, io però ho voluto scegliere o dare l'Oscar, in questo caso, dell'anno a Tormund Giantbane, tratto dalla serie Il Trono di Spade. Doll davvero che mi ha colpito tantissimo per la realizzazione tecnica, sia per quel che riguarda lo sculpt, il paint, gli accessori e l'outfit soprattutto, che è davvero fantastico. Anche se devo dire, Jaime, sempre del Trono di Spade, se l'è giocata davvero tanto con Tormund. Avesse avuto qualche chicca in più, tipo una spada in diecast o l'armatura, cose del genere, avrebbe vinto, devo essere sincero. Però in questo caso non è stato così, quindi il mio Oscar lo do a Tormund, che comunque poi dopo vedrete. Questa tra l'altro, se non mi sbaglio, è anche l'unica doll che vi posso fare vedere di tutte le doll che ho scelto adesso delle categorie. Passiamo alla prossima categoria, in questo caso magari passiamo al gaming. In questo caso sono uscite pure un bel po' di doll quest'anno. I nominati sono Virtual Toys, Arthur Morgan, tratto da Red Dead Redemption 2. Lin Toys, sempre Arthur Morgan. Virtual Toys Cloud, dal gioco Final Fantasy VII Remake. Mondo Kratos, da God of War. CC Toys, ho citato tutte le doll di The Last of Us, in questo caso dal secondo, però direi più Ellie, adesso in questo caso, direttamente della CC Toys. Ezio Auditore, della Den Toys, sia in versione da giovane che da mentore. Leon Kennedy,
da Resident Evil 2, sempre Dentoise. Dentoise sta spaccando veramente alla grande con prodotti di altissima qualità. Spider-Man, in questo caso Miles Morales, tratto dal videogioco, e Virtual Toys Ghost of Tsushima, gioco che tra l'altro ancora non ho potuto giocare, però ho visto la doll, ho visto molte recensioni, davvero un bellissimo prodotto. Qui però devo dire, la scelta secondo me è stata più facile rispetto adesso ad altre categorie, non so perché, anche se magari in questo caso pure ci sarebbe stato un altro doll che avrebbe meritato allo stesso modo il premio, mi sento di darlo alla Lim Toys per la doll di Red Dead Redemption di Arthur Morgan. Doll che io non ho recuperato e non credo recupererò, per il semplice fatto io non sono un fan adesso del videogioco, che però ho giocato. Devo dire, faccio una fatica incredibile con i giochi Rockstar, non so perché, ma non mi acchiappano come a tantissimi altri videogiocatori, anche GTA, roba del genere, non so perché non mi hanno mai fatto impazzire. Ciò non toglie, comunque io non sto dicendo adesso che sono dei brutti giochi o roba del genere, a me non piace. Poi, che piacciono ad altri, su questo non si discute, ma, come sapete, io non do il voto o il premio alla cosa che mi piace di più, ma a quella che secondo me merita di più. E in questo caso, come detto, prendo questa qui proprio della Lim Toys per il semplice fatto, anche se a livello di rilascio adesso della doll sono passati davvero tantissimo tempo, se non mi sbaglio più o meno siamo pure quasi sui 2 anni, alla fine hanno rilasciato davvero un prodotto magistrale, con tantissimi accessori, la possibilità di cambiare, se non mi sbaglio pure lo scalp con la barba, senza barba, tantissimi piccoli accessori curati nel minimo dettaglio, davvero una doll fantastica. Io addirittura la stavo quasi per prendere, anche se non, come detto, non sono un fan del gioco, a me il gioco non ha fatto impazzire, ma proprio per la realizzazione della doll. Poi alla fine comunque ho deciso di non prenderla, perché ho detto sì, va bene, bella, però se te il gioco non ti piace non cominciare a prendere adesso cose perché sono belle, come magari avevo fatto in passato, proprio perché una cosa è fatta bene o è fatta così bene si deve avere. Ho cercato di evitare e l'ho fatto. Comunque in questo caso voglio citare lo stesso altre due doll della Virtual Toys, sia Arthur Morgan, che è uscito praticamente prima, che davvero è al massimo un gradino sotto la versione della Lim Toys. Hanno fatto pure loro una doll pazzesca, quindi nel caso avete recuperato prima quella della Virtual Toys, secondo me non è adesso un must fare per forza il cambio. Tutte e due le doll sono assolutamente fantastiche, loro magari ci hanno messo quel tocco in più per alzare, diciamo, l'asticella, però in tutti e due i casi parliamo di due doll fantastiche. E l'altra che volevo citare comunque della Virtual Toys era il Samurai proprio di Ghost of Tsushima, che secondo me è stato fatto davvero benissimo. Detto questo, quindi l'Oscar va a Arthur Morgan della Lim Toys. Passiamo alla prossima categoria, in questo caso quella cult, passiamo intanto a quella dei supereroi. La cult magari la lasciamo dopo. I supereroi, adesso in questo caso citati, sono, o nominati per meglio dire, Mysterio dello Toys, Hellboy o Toys, Thanos Endgame, Battle Damage o Toys, Gamora o Toys, in questo caso Guardiani della Galassia volume 2, Mark 85, Clean, Mark 85, Battle Damage sempre o Toys, Ronan l'Accusatore, Toys era, Iron Patriot o Toys, poi ho scritto adesso Iron Pepper, però sarebbe la Rescue, sempre o Toys, Endgame, Captain Marvel Endgame, Venom e Thor Endgame. Ora, qui devo dire, pure all'inizio ero abbastanza sicuro su chi dare il voto, o il premio in questo caso, anche se la maggior parte delle doll che ho citato sono quasi tutte, tra virgolette, impeccabili. Per quel che riguarda adesso i supereroi dello Toys, sappiamo comunque che la qualità di molte doll, non di tutte, però di molte doll, sono comunque sempre molto alte, se si prendono soprattutto le armature di Iron Man, adesso uguale se Iron Man oppure Pepper o War Machine, sono sempre delle doll fatte benissimo. Però, che bisogna anche dire, costano sempre di più e quindi la questione qualità-prezzo ha un fattore fondamentale, per cui io, infatti, queste doll non le sto scegliendo.
non per la realizzazione tecnica, anche se comunque sulla Mark 85 Clean se ne può anche parlare, sulla storia dello scatto che è stato cambiato, quindi già solo quello sarebbe un punto a sfavore, o un grandissimo punto a sfavore, però almeno nell'85 Battle Damage hanno recuperato. Fatto sta che però da parte mia l'Oscar quest'anno voglio darlo a Venom. Sì, Doll che non ho recuperato e anche in questo caso non recupererò, però devo dire mi ha colpito davvero tantissimo la realizzazione tecnica di questo personaggio, che secondo me, anche se ha un body per grossa parte seamless, quindi pure comunque abbastanza limitato, la presenza scenica è davvero incredibile, è davvero incredibile. Doll molto, comunque molto grande, è davvero con un grosso impatto visivo, bisogna ammetterlo. Io infatti oscillavo tantissimo fra Venom e Hellboy, tra l'altro Hellboy che ho pure che ho nella mia collezione, però alla fine ho voluto scegliere proprio Venom, perché secondo me è ancora a livello complessivo della doll, per quello che offre, come anche nel caso adesso di Hellboy, la realizzazione secondo me in quel caso è ancora un po' più complicata, perché comunque tutto il body è stato dovuto essere fatto, invece nel caso di Hellboy la parte superiore, quindi ci può anche stare. Come detto, l'Oscar in questo caso lo do Hot Toys Venom. Passiamo adesso alla categoria Cult. Qui devo dire è stata forse la categoria più difficile, anzi no, passiamo, questa me la lascio proprio per ultimo, perché come detto è stata la più difficile. L'ultima sarebbe stata quella di Star Wars, che negli ultimi anni ho fatto anche, essendo che comunque vengono rilasciate sempre tantissime doll. In questo caso invece devo dire quest'anno sì, sono state rilasciate tante doll, però molte doll, molti personaggi abbastanza trascurabili. Almeno nel mio caso non ho recuperato praticamente nessuno, proprio perché si parlava nella maggior parte dei casi o di droidi o di trooper o roba del genere. Gli unici personaggi che sono stati rilasciati quest'anno sono comunque Kylo Ren di episodio 9, Rey episodio 9, The Armorer di Mandalorian, Lando di episodio 5, e poi ho voluto aggiungere altri due personaggi, però pure questi abbastanza trascurabili, Death Watch Mandalorian e Vimando, che sono pure due mandaloriani, sempre tratti dalla serie, però che si sono visti assieme a 5 minuti. Doll pure fatte benissimo, non si può dire sicuramente niente sulla realizzazione tecnica, però come detto sono quei personaggi, anche diciamo il più stupido dei trooper è sempre fatto benissimo, però non sta a significare che siano dei personaggi di rilievo, quindi per questo non l'ho voluto aggiungere. E in questo caso devo dire mi rimane davvero poco, perché forse penso di dare l'Oscar in questo caso a Lando, più per una questione che rispetto magari agli altri personaggi, a parte adesso il personaggio di The Armorer, adesso non ricordo come si chiamava nella serie, quella che praticamente creava le armature per i mandaloriani, che sì, è fatta benissimo, però comunque ha tutto il tempo il casco, quindi non si vede adesso uno scatto del personaggio, almeno per adesso non si è ancora mai visto, come neanche nell'altro caso degli altri due mandaloriani. E nel caso di Kylo Ren direi a me non piacciono le doll, almeno di episodio 9, trovo nettamente superiori quelli di episodio 8. Come detto, io non ho né l'una né l'altra dell'altro, quindi non pensate che adesso io vado a scegliere perché ho una versione o l'altra. Non li ho proprio, però se dovrei scegliere andrei più su quelli di episodio 8, che secondo me sono fatti meglio. E quindi, come detto, l'Oscar lo voglio dare a Lando. Ora però devo fare un attimo un taglio e ci vediamo tra poco con la parte adesso dei personaggi cult, quindi a tra poco. Ok ragazzi, continuiamo adesso con l'ultima categoria, la categoria cult, dove devo dire qui ho fatto davvero tanta fatica, perché comunque sono usciti più personaggi di quello che immaginavo e soprattutto con una qualità davvero notevole. Intanto vi dico i nominati, che sono davvero tantissimi: Dentoys, Vito Corleone, Pop Toys, Katsumoto, Pop Toys, Yujo, tratti in questo caso adesso dall'Ultimo Samurai, Sideshow Leatherface, Sideshow Scream, Sideshow Michael Myers, Asmus Toys Gandalf, Art Figures Riddick. Ho aggiunto anche Alita, però devo dire la verità, non ricordo se è uscita quest'anno o al fine dell'anno scorso. Sarebbe dello Toys, comunque, Virtual Toys Rico, tratto dal film Starship Trooper, Bambino della Caustic, quindi Bud Spencer, dal film lo chiamavano Trinità, e Hot Toys Pennywise.
Ora, devo dire, come detto, questa qui è stata la categoria più difficile in assoluto, perché se penso intanto ad alcune, mettiamolo in questo modo, adesso vi faccio un po' un recap sulle doll, che per esempio adesso io non avrei dato comunque la statuetta. Doll fatte bene, però comunque che non raggiungono le stesse vette adesso di altri. Per esempio come questi tre della Sideshow, Leatherface, Scream, che sarebbe Ghostface, e Michael Myers, doll sicuramente fatte bene, niente da dire, personaggi cult horror che molti hanno recuperato, belle doll, niente da dire, però comunque della Sideshow spesso comunque viene dato poco a disposizione, la questione qualità-prezzo secondo me non è molto equilibrata, di solito costano davvero tanto per quello che offrono, se si pensa proprio nel caso adesso di Ghostface da Scream. Se non mi sbaglio, ha un paio di mani di ricambio con un coltello, o forse due, e comunque stava sulle 2,50, quindi prezzi davvero molto molto alti. Su Alita, Doll, come detto, che non ricordo se è uscita quest'anno o l'anno scorso, quindi sono un po' insicuro. Doll comunque è fatta pure molto bene. Virtual Toys Rico. Hanno fatto due versioni, nella versione deluxe veniva dato anche uno dei di quegli scarafaggi giganti, quei bug, come vengono chiamati nel film, molto molto bello, però anche in questo caso magari sullo scatto si poteva fare di più. Poi ho anche Riddick della Art Figures che ho recuperato, tratto in questo caso adesso dal terzo, loro hanno fatto due versioni, qualche anno fa hanno fatto quella di The Chronicles of Riddick, in questo caso invece hanno fatto quella della versione adesso del terzo, hanno migliorato tantissimo molte cose, soprattutto il body molto più proporzionato, l'head sculpt molto più somigliante, però a livello di movie accurate hanno mischiato un po' di cose che nel film non erano così, quindi per questo anche lui non sarebbe stato un vincitore. Adesso gli ultimi che rimangono sono Bambino, quindi Bud Spencer della Caustic, Pennywise, Vito Corleone e i due samurai della Pop. Ora, se magari posso anche togliere Yujo perché lo sculpt di base ha perso un po' nel prodotto finito, ma lo stesso l'armatura e gli accessori che vengono da disposizione di altissima qualità, come anche nel caso di Katsumoto. Per esempio, su Katsumoto invece là non posso dire assolutamente niente, sia lo scout che l'armatura, gli accessori, io tra l'altro Dolly che ho recuperato, io ho anche una doppia versione che dopo comunque vedrete, davvero molto molto dura. E poi il Vito Corleone comunque della Dentoys che è stato rilasciato da poco, da qualche settimana, davvero notevole sia il vestito per quel che riguarda a livello sartoriale fatto davvero benissimo per un prodotto di massa e gli head sculpt comunque convincono davvero tanto. Quindi in questo caso come detto ho fatto molta fatica e il problema è che proprio ieri, meno adesso non so quando adesso caricherò la recensione, però in questo caso ieri è uscito praticamente dell'Hot Toys una doll che aspettavo da praticamente adesso, e non solo io, ma tantissimi altri, adesso da più di 2 anni, che è il nostro clown preferito, Pennywise, tratto dal film It capitolo 2, dove tra l'altro è uscita pure una recensione direttamente della Sideshow. Tra l'altro questo è l'argomento che dopo volevo citare sulla questione comunque sempre più youtuber, oppure il tutto comunque è cambiato molto su YouTube. Questa cosa io non l'avevo notata perché ultimamente non seguivo adesso molto la pagina di Sideshow, ma a quanto pare le uscite di Hot Toys, e non solo, non lo so se sono solo riguardanti alcuni personaggi in particolare o se adesso lo faranno con qualsiasi personaggio, magari per fare anche un po' concorrenza a qualche youtuber che è diventato magari troppo grande, ma le doll Hot Toys avevano tutte quante un first unboxing. E non solo adesso un piccolo unboxing dove mostravano la doll in modo molto superficiale con gli accessori, ma in fin dei conti era proprio una recensione con dimostrazione delle articolazioni, gli accessori, un secondo scatto, quello che sia. E nel caso di Pennywise, direttamente ieri all'uscita è stata caricata anche la recensione. Io questa cosa non l'avevo ancora vista, come detto che Sideshow proponesse adesso questa nuova rubrica, penso che sia, perché comunque c'erano altri video. E quindi ho potuto farmi direttamente già un'idea e c'è poco da dire. C'è veramente poco da dire, per me Pennywise, doll dell'anno, per quel che riguarda personaggio cult,
In questo caso veramente non mi posso lamentare su praticamente niente, non ho notato almeno dalla recensione problemi per esempio di articolazioni, mobilità, somiglianza, accessori, veramente tutto al top. Ciò non toglie che comunque le donne che ho citato prima, come il Vito Corleone o il Katsumoto della Pop Toys e Bambino della Caustic, sono comunque donne eccelse, veramente sono donne eccelse. Lì veramente se si va a cercare il pelo nell'uovo magari qualcosa si trova sempre, però sono comunque doll che se la sono giocate tantissimo. Se per me Pennywise, come detto, è la miglior doll dell'anno per quel che riguarda un personaggio cult, per fare un esempio, se Pennywise è un 10, le altre che ho citato variano veramente fra il 9,3 e il 9,7, quindi veramente una distanza minima rispetto a quello che ha raggiunto adesso, secondo il mio parere personale, la doll di Pennywise dell'Hot Toys. Quindi, personaggio cult dell'anno per me è Pennywise, che in questo caso adesso non vi posso fare vedere perché, come detto, la doll è uscita ieri, quindi ancora non ce l'ho in collezione. Quando mi arriverà, vediamo, o farò le mie solite foto per il mio account Instagram, oppure se avrò un po' di più di tempo magari veramente girerò un video, perché come è un personaggio veramente che attendo da tantissimo tempo. Per me lui è il vincitore. Con questo ultimo personaggio si conclude la classifica adesso delle doll dell'anno. Sono uscite sicuramente tantissime altre doll, ragazzi, su questo non ci piove, quindi nel caso adesso magari non ho citato altre doll in particolare, deriva dal fatto comunque che devo cercare sempre di creare delle classifiche comunque abbastanza corte, perché in fin dei conti alla fine il vincitore è sempre solo uno, e comunque se non ho citato altre doll significa o che magari a livello qualitativo non rispecchiavano lo standard magari del doll che hanno vinto, oppure avevano magari, no oppure, quello lì è il motivo principale. In fin dei conti viene sempre valutata la qualità della doll nel complesso, lightness, mobilità, accuratezza, eccetera eccetera eccetera. Vero, un'ultima cosa che invece ci avevo pensato quest'anno di farla, però poi ho lasciato perdere, però comunque adesso sento che ho ancora un po' di tempo, vi volevo spendere due paroline su un altro doll che prima ho citato, però che adesso per esempio in questa classifica cult poi dopo non ho più detto niente, ed era la doll dell'Asmus di Gandalf, doll che io ho, dopo comunque vedrete di nuovo, no, di nuovo, la vedrete quando vi mostrerò la collezione. Doll che devo dire mi ha deluso davvero parecchio. Tra l'altro, per chi adesso non segue il gruppo Facebook, anche se non ho più fatto video recensioni, ogni tanto ho fatto delle recensioni scritte nel mio gruppo Facebook, dove andavo comunque a citare le cose fatte bene e le cose fatte male, e poi anche un po' un complesso sul mio commento praticamente finale adesso sulle doll. E per quel che riguarda proprio Gandalf, devo dire la delusione è stata davvero tanta, perché comunque lo volevo recuperare per fare una... Poi dopo vedrete, comunque dietro di me vedete che ci sono sempre delle coppiette, e quindi in un ripiano c'è proprio adesso una coppietta con Gandalf e l'altro personaggio che è Frodo. E quindi per fare proprio da spalla a Frodo ho voluto recuperare un altro personaggio, ho detto dai, l'Asmus adesso sta uscendo questa nuova linea, la Chrome Series viene spacciata come una DX dell'Hot Toys, e poi è arrivata... Vedo la scatola, bella imponente, con una bella grafica, il tutto, è davvero un packaging comunque fatto come si deve, molto stile di XO Toys, fine lì tutto tranquillo, poi vado a tirar fuori la doll della scatola e comincio a notare cose davvero abbastanza scandalose. Soprattutto io non capisco perché prendere la scelta di mettere lo sculpt separatamente alla doll, per la questione, per chi magari non lo sapesse, in questo caso l'Asmus voleva fare davvero una cosa... con i contro, facendo un innesto di barba e capelli sintetico, però come si deve e non come la maggior parte delle doll che escono, quindi con i capelli plasticosi, ma si parla veramente di un innesto già, si può dire custom, perché almeno per chi ha innesti custom sa più o meno qual è la qualità, e io in questo caso ne ho alcuni, quindi so perfettamente che quello lì è il livello qualitativo dei capelli almeno di una commissione privata. E anche l'attaccatura stessa, devo dire, è fatta davvero benissimo. Il problema è che se adesso non siete proprio degli esperti a sistemare i capelli o la barba, vi arriverà una doll praticamente che sembra che abbia preso una scossa, veramente, che capelli completamente stropicciati, la barba in disordine,
vi dovete munirvi subito di pettine, acqua e magari un po' di gel o roba del genere, della lacca, della schiuma, quello che volete per sistemare la capigliatura, perché di base è davvero oscena, davvero una cosa incredibile. Anche il sistema di attaccare la testa al collo, non l'avevo mai visto, in tantissime doll che io non ho mai visto un sistema del genere, l'ho trovato pure abbastanza stupido, perché spesso si andavano a incastrare i capelli sotto praticamente lo scalp, quando andate ad attaccare la testa sul collo, cosa che vi dava un effetto stranissimo, soprattutto di dietro, perché ad alcuni per esempio dava l'effetto che avesse tipo che fosse calvo praticamente sulla nuca, e quando non è così, o almeno anche lì, parlandone con altri collezionisti, devo dire non ho capito se è un problema che hanno riscontrato alcuni con l'innesto oppure no, nel senso che alcuni sono lamentati che aveva poco capelli dietro, altri invece non hanno fatto vedere niente, oppure nel mio caso, io l'ho citata pure nella recensione, state attenti a questa cosa perché si possono andare a infilare alcuni capelli sotto e vi sembrerà che gli mancano i capelli dietro. Questo, sistemata questa cosa, che comunque già è una rottura di scatole, devo dire la delusione più grande è stato il diorama che viene dato a disposizione, che rappresenta un po' la casa di Bilbo, l'entrata, praticamente avete un piccolo portone con delle piante, il tutto in se stesso è pure carino, solo che gli incastri di ogni pezzo sono fatti davvero, almeno nel mio caso, e comunque ho sentito anche di altri, davvero con i piedi, non ho trovato un incastro per ogni singolo pezzo che si andava ad attaccare senza problemi, non c'era, avete una cosa scandalosa. E comunque dico tutto questo perché qui comunque si parla di una doll su licenza e soprattutto che costa un botto. Di base voi andate a pagare questa doll 350 euro, almeno in pre-order, adesso comunque è pure salita perché l'Asmus penso che produca in meno pezzi rispetto ad adesso all'Hot Toys, e quindi chi lo voleva recuperare l'ha recuperato, e quindi adesso recuperarlo è diventato pure caro. E non li vale minimamente, non li vale per la somma che le ho prese io, non li vale neanche per uno che ne va a spendere di più. Chiaro, non esiste al momento una vera e propria alternativa, a meno che non si va a recuperare quello vecchio e farsi fare proprio una testa nuova, però lo stesso è un po' uno sbattimento, però non è possibile che loro soprattutto hanno presentato una cosa e poi hanno rilasciato un'altra, perché anche l'Edscalp stesso, la somiglianza, pure lì nel gruppo c'è stata subito una discussione, ma come potete dire che non è somigliante qua, là? Ci credo, parliamo di un personaggio che ha i capelli lunghi, la barba lunga, un cappello gigante. Se messo in posa in quel modo, voi praticamente la faccia quasi non la vedete più. Quindi può essere Ian McClane, come può essere Patrick Stewart, come può essere George Clooney, voi tanto non lo noterete. A meno che non si espone senza il cappello. E là invece si nota comunque, anche se ha la barba lunga, si vede che comunque la somiglianza è stata cambiata. Lo scatto non è più quello che è stato presentato. È stato leggermente modificato, secondo me, in peggio. Messa comunque come si deve la doll, fa la sua porca figura in vetrina, questo bisogna anche dirlo. Ciò non toglie che però se io vado a spendere una cifra già importante, non è possibile che alla fine mi arriva dentro casa una doll dove ci devo mettere mano. Poi è vero, tra l'altro ho dimenticato pure un'altra cosa, un altro accessorio pure davvero fatto abbastanza coi piedi è il cappello. Il cappello hanno usato un sistema secondo me davvero stupido, invece che voi potete metterlo sulla testa del personaggio, che praticamente va a calzare, ha un tappo, ve lo dovete immaginare, come un pezzo di stoffa attaccato dentro il cappello, dove all'interno del cappello, del cono praticamente, c'è una calamita che si va ad attaccare con la testa, perché dentro la testa hanno messo pure una calamita, quindi appena voi lo appoggiate si va ad attaccare. Di base potrebbe essere pure una bella idea, se non è che il cappello sta praticamente altissimo, zero movie accurate, lo fa sembrare davvero un idiota. Eppure lì mi sono incazzato tantissimo, forse il cappello è stata la cosa dove mi sono incazzato di più insieme al diorama, perché ho detto no, aspetta, io il cappello glielo voglio mettere, ma in questo modo non lo posso mettere perché è davvero una cosa improponibile. Uguale come lo metti, come lo sistemi, sembra sempre brutto. E soprattutto quelli che accettano compromessi del genere sono collezionisti che io veramente non riesco a capire come si fa a lasciare una cosa del genere, è bruttissima da vedere, veramente a livello estetico è una cosa oscena. E lì pure ho dovuto andare a togliere questo pezzo di stoffa all'interno, a scucirlo, a allargare praticamente quel buco che si trova comunque all'interno del cono, perché all'interno, come detto, c'è nascosta questa calamita. Ho dovuto togliere tutto, allargarlo e farlo calzare alla testa in modo da farlo sembrare almeno accettabile. E adesso lo è,
Però questa è pure una modifica che al 99%, magari no, però al 90% dei casi nessun collezionista farà mai. Veramente sono in pochissimi, perché a molti non gli piace comunque rompere delle cose, rompere tra virgolette, o modificarle. Davvero una cosa davvero oscena. E in questo caso quello che volevo dire prima sarebbe stata una classifica, i flop dell'anno. Sì, flop dell'anno, perché per me Gandalf è un flop. Flop almeno per quel che riguarda, come detto, la questione qualità-prezzo. Dopo lo vedrete, come detto, adesso è sistemato, quindi comunque sempre una, messo come si deve, come vi ho spiegato prima, rimane comunque una bella doll, ma per come vi arriva di base non lo è. Quindi lui, per esempio, sarebbe stato un grandissimo candidato per il flop dell'anno. E come detto, è doll che io ho acquistato. Questa è sempre una cosa, ultimamente ne parlavo pure con un altro collezionista, purtroppo la maggior parte dei collezionisti non sanno dare valore a quello che comprano, nel senso, se me la so comprata è automaticamente bella, è automaticamente mi piace, e questo non è vero, e quello non è giusto, e bla 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 bla. Perché, ragazzi? Perché io ho aperto questo canale, ho iniziato a fare recensioni proprio per l'esatto contrario, per far capire alla gente che non dobbiamo subirci ogni volta la stessa casolfa, qualità scadente, e dire bello, 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 così le aziende propongono sempre le stesse cose, con gli stessi difetti. Non dire che, per esempio, il Grievous della Sideshow è una vera e propria catastrofe, riproponendo la stessa identica doll con gli stessi identici difetti, è una cosa ingiustificabile. Queste cose si devono dire, si devono far sapere all'altra gente, perché questa è informazione. Se io ho intenzione di acquistare una cosa e un youtuber onesto, cosa che io mi ritengo, mi viene a dire, sai, la puoi prendere, però ci sono questi e questi e questi e questi, questi problemi, io lo apprezzo tantissimo, perché dico, guarda, almeno questo qua è stato sincero, quindi so cosa vado a comprare. Ma se io vi spaccio la doll come la doll più figa dell'anno, la doll fantastica, no, guardate, questa, chiudete un occhio, questa è una sciocchezza, sto dando una cattiva informazione, e soprattutto rimarrete anche voi delusi acquistando un oggetto del genere, che noterete che comunque ha un sacco di problemi. Comunque, detto questo, ragazzi, sì, il tempo adesso è quasi scaduto, scusate se guardo sempre sul telefonino, mi devo sempre regolare un po' con il minutaggio. Adesso faccio l'ultimo taglio e direi di mostrarvi adesso la mia stanza, la mia collezione, che tra l'altro adesso in parte ultimamente ho caricato pure nel gruppo Facebook, però solo con delle fotografie. In questo caso, come detto, questo video in generale è più anche per la gente che magari non è su Facebook, quindi non recepisce tutte queste informazioni, e quindi ci sarà da parte mia adesso un video finale. Con questo io vi ringrazio della vostra attenzione, come al solito, dei momenti felici con la vostra famiglia, un buon anno, sperando che l'anno prossimo migliorerà, perché devo dire ormai sono passati 2 anni e la situazione è sempre catastrofica, purtroppo sì. Come detto, vi ringrazio e adesso facciamo l'ultimo taglio e passiamo all'ultima, alla mia collezione, quindi a fra poco. Ok ragazzi, partiamo con il tour adesso della collezione. In questo caso voglio girarlo adesso col telefonino, perché con la reflex devo dire non mi viene adesso benissimo, perché è più pesante. Allora, qui adesso c'è la porta, qui ho alcuni gadget adesso tratti da 2 franchise, come il puzzle del Trono di Spade, con la mappa adesso di Essos e Westeros, in questo caso tridimensionale. Vedete, qui sono le repliche adesso del Cavaliere Oscuro. Le spade, sempre del Trono di Spade, recuperate da poco al Comic Con qui a Stoccarda. Qui la replica del gioco di Jumanji con i portacontroller di Crash Bandicoot. Qui abbiamo un Bill the Butcher tratto da Games of New York. Hellboy dell'Hot Toys. Poi direi di passare adesso al, magari ci guardiamo intanto queste vetrinette sempre piccole, che purtroppo non vi posso fare vedere meglio perché non sono illuminate. Devo trovare un'altra soluzione per esporle meglio, o almeno per illuminarle nel modo giusto. Sono queste qua. Poi qui ci sono adesso le Detolf, che sono in tutto 9. Queste qui che vedete adesso sono quelle con le coppiette tratte da vari film cult o serie. Questo c'è pure X-Files, come potete vedere. Queste qua, qui invece
Sono a franchise, quindi Terminator 1 e 2, Guardiani della Galassia, Star Wars e Il Cavaliere Oscuro. Bene, faccio vedere pure da qua. In alto pure alcune art box adesso delle doll esposte. Questi qua. Qui tengo Drogon con Khaleesi della 3-0. Lei tra l'altro mi è arrivata pure da qualche mese. Finalmente ho potuto finire questo diorama, in fin dei conti. Dove ho aggiunto pure delle chicche, come la scritta Game of Thrones e le targhette che ho fatto io. Pezzo davvero imponente. Poi un'altra vetrina che è molto simile a una The Tolf, dove ho fatto praticamente pure solo un franchise, in questo caso il The Last of Us, che è il mio videogioco preferito. Qui potete vedere un'altra replica, sempre una spada del Trono di Spade, lungo artiglio. Lo scudo di Capitan America, un'altra piccola vetrina con i due Riddick, tratti da due film differenti. Poi, qui sotto il televisore, dove ho anche la Play, ho il mio angolo gaming. Altair, Big Boss, Kratos, Nathan, Leon, Ezio e Marcus. Come potete vedere. Bene, che se mi allontano non posso neanche farvi vedere tutte le vetrine, tutta la parete perché è molto grande. Infatti qui in basso ci sono alcuni personaggi cult. Scusate se adesso se il tutto è molto mosso, ma non è facilissimo. Sì, alcuni personaggi cult, come i due Stallone da Dread e Demolition Man, un custom kit bash di Inception, Drive, Unbreakable. Qui abbiamo alcune doll adesso un po' più particolari, come i due personaggi tratti da Troia, Ettore e Achille, Leonida e la regina Gorgo. Qui una teca invece con gli X-Men e un po' di Deadpool. Deve ancora arrivare qualcos'altro. Altri guerrieri con Massimo, Perseo. Poi abbiamo le tre dote dell'ultimo samurai con Nathan e Katsumoto in doppia versione, sia con l'armatura che con il kimono. Qui altri personaggi cult come il Corvo, Scarface, Carlito, Zorro e John Wick, dove pure ho fatto fare alcune modifiche. Una teca di Man of Steel, dove qui pure le due doll davanti sono completamente modificate, soprattutto Superman non è più il Man of Steel che molti magari avranno, l'MS200, qui è praticamente ho cambiato tutto, ripainted della tuta, mantello custom, ripainted del volto. Molte cose sono cambiate. Una teca di Matrix, altro franchise che adoro. Qui adesso un altro fumetto, questi l'avete visti. Una teca di Breaking Bad. Sono questi. Una teca Avengers. E poi il pezzo forte è questa teca custom che mi sono fatto quest'anno, molto grande, con solo personaggi del Trono di Spade. Adesso purtroppo vedete anche l'illuminazione, magari spengo un attimo. Questa è la teca. Molto grande, sono 3 metri larga, alta, se non mi sbaglio, 57 dovrebbe essere, e profonda 40. Qui pure molte cose le ho modificate, ripainted del volto di Eder, innesto l'ho fatto io, innesto di Jon l'ho fatto io, Daenerys qui ho risistemato la capigliatura, il mastino pure. Ho sistemato i capelli e sì, come detto, tutta la teca però è custom, l'ho fatta tutta io con profili in alluminio, pannelli in plexiglass, compensato, illuminazione, tutto quello che vedete. E sì, come detto, questo adesso è tutto quello che al momento ho in collezione. Non è rimasto molto spazio per tante altre cose, però qualcosa ancora posso recuperare, poi comunque si vedrà sempre come si svolgerà il tutto in futuro. Se magari cambierò qualcosa, non cambierò, vediamo. Eh sì, ragazzi, questo
Magari ci guardiamo ancora un po' questo, un po' più da vicino. Tra l'altro, vero, avevo dimenticato nel video prima di menzionare il fatto che parte adesso la questione di poco tempo a disposizione per fare molte cose. Quest'anno sono entrato a far parte adesso di un gruppo italiano di customizing, quindi di modifiche di doll oppure creazioni vere e proprie di doll da zero. È stato fondato da Alessio Salitore, e dove praticamente adesso mi ha inserito nel suo team. Noi siamo adesso comunque amici da un bel po' di tempo, ed essendo che comunque avrete notato che nella mia collezione comunque alcune cose non sono standard, oppure non sono cose che magari avrete mai visto, come il fatto che tutte le doll, avrete notato, hanno un certo tipo di stand, cosa che di base non è così. Oppure questi piccoli stand, questi mini stand per le teste, per gli accessori, tutte queste cose praticamente le ho fatte io. E insomma, parlandone proprio con Alessio, a lui queste cose gli sono piaciute pure molto, e mi aveva chiesto, dice, sai, se ti va, mi piacerebbe che faresti pure tu parte del nostro team per ampliare, diciamo, la qualità adesso proprio del team, di aggiungere magari altre cose che loro magari non avrebbero potuto fare. Oppure rivolgersi ad altre persone, ed essendo che, come detto, siamo amici, mi ha aggiunto nel suo team, di cui ne sono molto orgoglioso di far parte di questa avventura. E praticamente adesso io per il team faccio pure alcune cose, come per esempio anche gli stand, questi mini stand, quelli per gli accessori, scatole per le teste. Per chi magari le ha seguite nel gruppo Facebook, avrà visto. Eh sì, e di questo lo ringrazio tanto. Gli mando pure un saluto nel caso guarderà il video. Ciao Ale. E sì, come detto, questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Sono molto curioso di vedere come sarà anche la qualità adesso fra il telefonino e la Reflex. Però sì, questo è tutto, ragazzi. Quindi direi alla prossima.